AZ Pneumatica è una società familiare che si occupa della progettazione, della produzione e della commercializzazione internazionale di valvole e cilindri pneumatici. Nel 2003 abbiamo pensato di installare dei magazzini verticali e da qui è nata la collaborazione con Kardex. Nel tempo sono stati acquistati 8 magazzini verticali a vassoio Kardex Shuttle da 11 metri e 5 magazzini verticali a piano rotante Kardex Megamat. Abbiamo colto questa opportunità di crescita pensando alla trasformazione del nostro processo da semi-manuale a totalmente automatico. Nel 2021 abbiamo avviato la prima fase del progetto relativa all'automazione del processo della distribuzione, introducendo 2 magazzini verticali Kardex Compact Buffer per un totale di 2500 cassette e 4 magazzini Kardex Shuttle alti 12 metri per un totale di 400 vassoi. I magazzini sono gestiti dal VMS interconnesso con il gestionale. Questo ci permette di avere maggior tracciabilità della merce, maggior puntualità dell'inventario e riduzione degli errori umani. Nel 2023 abbiamo avviato il secondo progetto relativo all'automazione della produzione attraverso l'inserimento di un magazzino buffer per la gestione del semilavorato verso le isole di produzione. Questa soluzione ha previsto l'inserimento di un Kardex Compact Buffer da 670 cassette e di 2 Kardex Shuttle alti 16 metri in coibentazione esterna con la doppia bocca di lavoro per lo stoccaggio del semilavorato destinato all'assemblaggio. L'utilizzo del Kardex Compact Buffer in questa fase è stato un'importanza cruciale perché ha permesso l'automazione della movimentazione tramite l'utilizzo degli AMR. Gli AMR permettono la movimentazione del semilavorato tra uno stabilimento e l'altro, permettendo così al personale di dedicarsi all'attività di lavorazione e non più alla movimentazione della merce. Gli AMR si interfacciano in modo automatico con il Compact Buffer e le macchine di processo. Il vantaggio più grande è stata l'automazione del processo e la sfida invece è stata quella di trasformare tutto quello che normalmente fanno gli operatori in input dati dal gestionale e dal MES che devono trasformarsi in azioni per i magazzini e gli AMR verso le macchine di processo. Dal 2003 a oggi la velocità di picking è aumentata dell'80% e gli errori di prelievo si sono ridotti del 90%, ma soprattutto il numero di risorse allocate in magazzino è rimasto invariata nonostante il fatturato aziendale sia quasi raddoppiato.